Buongiorno a tutti, ben ritrovati con lo spazio dedicato alla Fondazione MAC. Oggi ci occupiamo di qualità dell'aria e ricerca scientifica. Qui a San Michele all'Adige è attivo da circa 30 anni un centro di monitoraggio aerobiologico per rilevare i pollini in aria. Il centro fa parte di una rete nazionale che produce un bollettino. Ora vediamo di che si tratta. Ci troviamo nella stazione di campionamento pollini di San Michele all'Adige. Qui con me c'è Fabiana Cristofolini del Centro Ricerca e Innovazione. Parliamo di queste informazioni puntuali per chi soffre di allergia. Come si svolge questa attività? Allora, le piante producono pollini che in alcuni casi affidano agli insetti, in altri casi affidano il loro polline all'aria e ne producono in grande quantità. Utilizzando un campionatore volumetrico è possibile catturare questo particolato che viene aspirato e viene depositato su un nastro cosparso di sostanza adesiva. Questo nastro viene poi successivamente analizzato al microscopio. Considerato che le piante producono polline diverso per morfologia e per struttura, è possibile, osservando il polline, risalire alla pianta che l'ha prodotto e quindi capire quali e quanti pollini sono presenti in aria. Raccogliendo queste informazioni a cadenza quotidiana, si elabora poi un bollettino sintetico settimanale dove vengono espresse le tre principali tipologie di pollini presenti in aria, la loro allergenicità e l'andamento stagionale dei pollini stessi. Questi dati hanno un importante ruolo per la salute, ma non solo. Sì, certo. Avere attivo il centro di monitoraggio a San Michele da quasi 30 anni ci permette di avere informazioni anche in campo ambientale, ad esempio sulla biodiversità, poiché i pollini sono uno spettro, sono un'immagine di quello che è la vegetazione della zona. Per cui le modificazioni che avvengono nel tempo sulla vegetazione sono percepibili anche dallo studio dei pollini. Si parla di global change, possiamo quindi avere informazioni su quello che sono le modificazioni sia di tipo antropico, dovuto a modificazioni sull'uso del suolo, ma anche ad esempio modificazioni dovute ai cambiamenti climatici. Parliamo appunto di questo, pollini come strumento per studiare i cambiamenti climatici. In che modo si può fare? Il polline è un indicatore di quello che è la fase di fioritura della pianta. La fase fenologica di fioritura della pianta è un evento ciclico endogeno della pianta che è influenzato però anche da fattori esterni, quali ad esempio i cambiamenti climatici. Quindi, attraverso lo studio della stagionalità del polline, per cui nella comparsa nel tempo, è possibile avere delle indicazioni su quello che sono ad esempio gli anticipi della fioritura. E è riportato ormai da molti studi come la fioritura delle piante tenda ad anticipare in seguito all'innalzamento delle temperature. Noi, andando a vedere il trend, l'andamento dei pollini rilevato a San Michele nei diversi anni, andiamo a cercare se vi è questo segnale. Le prime indagini hanno mostrato come anche a San Michele, ad esempio, vi siano le piante erbacee, quali le graminacee, che tendono ad avere questo trend di anticipo, ma anche alcune piante arboree, e come le temperature in effetti giochino un ruolo in questi fenomeni. Ringrazio Fabiana Cristofolini, abbandoniamo i pollini, continuiamo ad occuparci di qualità dell'aria e parliamo di ozono. Ci occupiamo dei danni provocati dall'ozono sulla vegetazione. Di questo ne parliamo con Elena Gottardini. Alla Fondazione MAC si studia anche questo. Come si svolge questa attività? Dunque, questa attività riguarda le osservazioni che vengono svolte presso siti di monitoraggio intensivo delle foreste. E si tratta di osservare lo sviluppo di sintomi specifici che sono presenti sulle foglie di piante che sono sensibili a questo inquinante atmosferico. Sappiamo infatti che l'ozono, oltre ad essere pericoloso per la salute umana, lo è anche per le piante, è un inquinante altamente fitotossico. Mostriamo come si svolge il lavoro in campo, attraverso quali fasi. Sì, innanzitutto viene individuato il margine di bosco più prossimo ai siti di monitoraggio intensivo delle foreste e qui vengono individuate delle aree di superficie nota di 1 m x 2 m, all'interno delle quali vengono osservate tutte le piante legnose, quindi arboree ed arbustive, presenti all'interno di queste unità di campionamento. Per ciascuna specie si valuta attentamente la presenza di sintomi attribuibili all'ozono che si sono eventualmente sviluppati sulle foglie. E lo scopo di queste osservazioni qual è?
Dunque, sappiamo che le piante, se esposte a dosi fitotossiche di questo inquinante, sviluppano questi sintomi fogliari. Quindi, attraverso l'osservazione della presenza di sintomi fogliari attribuibili all'ozono, siamo in grado di determinare se la situazione è potenzialmente critica per la vegetazione a causa degli elevati livelli di concentrazione di questo inquinante. E ora vediamo come si riconoscono da vicino i danni subiti dalla pianta, in questo caso la foglia. Su questa foglia possiamo osservare i tipici danni da ozono, che consistono in punteggiature molto sottili, questi punti scuri che si vedono in posizione internervale, quindi non interessano mai le nervature della foglia e non sono mai visibili nella pagina inferiore della foglia. Ricordiamo che su questi aspetti della ricerca la Fondazione Mach è un riferimento a livello internazionale. Proprio di recente si è svolta qui a San Michele una Summer School. Sì, a fine agosto abbiamo organizzato un incontro con 15 ricercatori provenienti da tutta Europa che hanno partecipato a questo corso per uniformare l'applicazione di una metodica standardizzata a livello europeo al fine di garantire una buona qualità dei dati raccolti. Grazie Elena, e ora spazio al nostro punto verde con l'esperto Lorenzo Adami. Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con i consigli per il giardino. Oggi parleremo di fioriture primaverili ed in particolare della messa a dimora dei bulbi. Andremo a vedere adesso nello specifico la messa a dimora dei bulbi nelle aiuole e nel tappeto erboso. Nella scelta dei bulbi da mettere a dimora nell'aiuola possiamo essere molto liberi. Infatti possiamo scegliere molte specie e molte varietà. Possiamo inserire diversi bulbi a metro quadrato o pochi esemplari. Per preparare la sede dove metteremo a dimora i nostri bulbi, possiamo avvalerci dell'utilizzo di un trapiantatore per bulbi o di una palettina da giardinaggio. Sul trapiantatore per bulbi è anche indicata la profondità con cui andremo ad effettuare il nostro scavo. È bene porre a dimora i bulbi alla giusta profondità. I crocus vanno ad una profondità di 5-10 cm, i narcisi vanno ad una profondità di 10-15 cm, giacinti e tulipani vanno posizionati a 10-15 cm. I bulbi possono essere utilizzati anche nel tappeto erboso per ottenere un effetto di prato fiorito. Nella scelta di specie e varietà per il tappeto erboso siamo un po' più limitati, perché dobbiamo scegliere quelle specie in grado di naturalizzarsi, ovvero in grado di sopravvivere per più anni e regalare numerose fioriture di anno in anno. Possiamo scegliere crocus, narcisi e tulipani. Per la messa a dimora dei bulbi nel tappeto erboso possiamo avvalerci di una martellina da muratore. È uno strumento che non è proprio del giardinaggio, però ci è molto utile per scalfire il tenace cotico dell'erba. Sia che si tratti di bulbi da mettere a dimora in aiuole o nel tappeto erboso, è importante scegliere del materiale di qualità. Il bulbo deve essere turgido e non deve essere molle o presentare dei marciumi. Inoltre deve essere presente la tunica, che è questa pellicola protettiva che protegge il nostro bulbo. In questo modo avremo la garanzia di una splendida fioritura in primavera. È tutto, arrivederci alla prossima puntata e buon giardinaggio. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento con la Fondazione Mach torna la prossima settimana. Arrivederci.